Giuseppe Argirò, l'attesa è praticamente quasi conclusa, più di un anno di preparativi, adesso sale l'adrenalina, siamo quasi al Giro d'Italia. Oggi presentiamo la tappa del Giro d'Italia ufficialmente, la presentiamo insieme a tutti i sindaci della pista e gli amici di RCS, sarà anche l'occasione per presentare tutti gli eventi collaterali a corollario di questo importante evento. E naturalmente è un'occasione, come dire, importante per la pista ciclabile e per tutto il territorio, perché questa attesa, diciamo, che ha creato anche grandi aspettative, adesso si comincia a concretizzare. Lei è stato presidente, ora amministratore di Area 24. Che cos'è il Giro d'Italia per Area 24 e per la pista ciclabile? Credo che difficilmente si possa immaginare un evento di maggiore dimensione e qualità per promuovere un'infrastruttura di questo tipo. Stiamo parlando, tra l'altro ci tengo a precisarlo, della partenza del Giro d'Italia, non di una tappa qualsiasi del Giro d'Italia, che sarà collegata, come vedremo anche oggi, con 130 paesi nel mondo, 4 ore di diretta televisiva, 30 network, 75 radio, centinaia di giornalisti accreditati. Questa è una vetrina internazionale straordinaria, importantissima, e quindi sarà l'occasione per vendere questo prodotto turistico unico che abbiamo in questo territorio, di cui dobbiamo assolutamente essere particolarmente orgogliosi. Milano-Sanremo, Eddy Merckx che ha inaugurato la galleria tra Sanremo e Ospedaletti, ora il Giro d'Italia. Cosa c'è nella mente di Area 24 a livello di due ruote per la pista ciclabile? Ci saranno tantissimi campioni della storia del ciclismo che tra l'altro parteciperanno a diversi eventi collaterali, quindi il pubblico e i grandi tifosi avranno l'occasione di vederli da vicino, di parlargli, di conoscerli, e con noi faranno una bellissima pedalata, sarà uno degli eventi collaterali proprio sulla pista ciclabile. La mente organizzativa per chiudere va già oltre il Giro d'Italia per Area 24? Ma noi siamo abituati a pensare al futuro, e quindi questo è un evento che ormai in dirittura d'arrivo, siamo concentrati sulla migliore esecuzione possibile, ma stiamo già anche pensando agli obiettivi futuri. Presidente Floris, ci siamo, ormai mancano veramente pochi giorni a questa prima tappa del Giro d'Italia sulla pista ciclabile. Lei, che la vive da un po' di meno del suo collega Argirò, come sta vivendo questa attesa? No, la vive un po' di meno, nel senso che naturalmente certe attività le lascia l'amministratore delegato, che conosce perfettamente come muoversi e sta lavorando molto bene, peraltro. Beh, la stiamo vivendo con grande emozione, una grande occasione per tutto il territorio, non solo per Area 24 evidentemente, anzi è un'occasione per tutti i comuni, per tutta la provincia, per tutta la regione. Un grazie particolare alla regione che l'ha voluta a tutti i costi questa operazione qua. Per noi è una grande occasione, metteremo in evidenza il mare, l'entroterra, i nostri prodotti tipici. Insomma, io credo che sia veramente la ripartenza di questa Liguria, di questo ponente, turisticamente, economicamente, però insomma siamo molto soddisfatti. Io credo che avremo l'occasione clou di far vedere in tutto il mondo questo territorio, questa pista. Bene, non possiamo che essere soddisfatti e felici. Lei è stato sindaco di Andorra, si parla ormai da tempo dell'imminente raddoppio ferroviario San Lorenzo-Andorra. Sta sognando una pista ciclabile che da San Lorenzo arrivi ad Andorra? Io credo che sarà una realtà, perché tenete presente che la regione ci finanzierà il tratto Imperia di Ano Marina. Dunque, una volta dismessa la ferrovia attuale, andare ad Andorra è facilissimo, perché il tracciato è fatto, si può dire, il selciato è assolutamente presente, le amministrazioni da Imperia ad Andorra sono assolutamente d'accordo e condividono questo percorso, li coinvolgeremo quando sarà il momento. Imperia di Ano sono già coinvolti, noi ci crediamo e sarà così. Arriveremo a Andorra, ma non trascuriamo l'opportunità e la possibilità di andare verso la Francia, sia chiaro. A cosa state pensando a livello promozionale dopo il Giro d'Italia? Beh, per noi la promozione migliore è avere una pista che funzioni bene, che sia un'attrazione positiva. Utilizzeremo tutte le opportunità per reclamizzare la nostra pista, e la gara ciclabile rimarrà, come dire, non semplicemente un giorno o qualche giorno, rimarrà nei nostri siti, nelle nostre pagine pubblicitarie, perché deve diventare, come dire, un continuum che consentirà a tutti questi comuni di essere sempre presenti. Signor sindaco, ci siamo, Giro d'Italia a Sanremo, le manca solo la maglietta rosa.
Sì, anche solo la maglietta rosa, ma su questo comunque ci sarà tutta la nostra città che sarà in rosa, visto che le fontane, i monumenti saranno tinte di rosa. Stiamo preparando gli eventi, che martedì ci sarà una conferenza stampa più dettagliata, però possiamo già anticipare eventi importanti come in Piazza Borea d'Olmo la sera prima, a Tête de Bois, che ci sarà un concerto, con, voglio dire, anche delle sorprese interessanti. Sarà una regata dello Yacht Club, proprio chiamata regata in rosa, una gara di downhill che attraverserà tutto il centro storico. Dunque ci stiamo preparando al meglio insieme a tutti gli altri comuni. Ce la fa in pochi secondi a dirci quanto è importante il Giro d'Italia quest'anno per Sanremo a livello promozionale? Ma si prevede, in base ai dati che mi ha dato la questura, si prevedono circa 200.000 persone all'interno della nostra provincia. Io penso che questo dato dia l'importanza di questo evento, mi auguro che siano queste le dimensioni, perché sicuramente non solo al di là al di là poi anche delle presenze, ma proprio tramite, voglio dire, la televisione, sarà una promozione per tutta la Liguria, per tutto il nostro territorio e per Sanremo. Sanremo, ciclismo, mountain bike e downhill. Il comune di Sanremo sta pensando decisamente al turismo su due ruote. È da tanto che se ne parla, è veramente un'eccellenza sicuramente che non possiamo non mancare, perché oggi a Sanremo, ma soprattutto nell'entroterra, ci sono veramente gruppi importanti che vengono a provare i loro mezzi, le loro biciclette, a testarle, e sicuramente non dobbiamo mancare questo appuntamento. È già qualche cosa che sta nascendo, voglio dire, in altre regioni come in Alto Adige, che è molto attivo. Oggi noi abbiamo una pista ciclabile, da questa pista ciclabile deve partire tutto, la mobilità, tutto quello che è legato al mondo del bike, e questo sicuramente è qualche cosa in più.